Vediamo le notizie della settimana. Dalla Germania, Volkswagen, test gas di scarico su scimmie, accusata anche BMW e Daimler. Italia, Amazon, il colosso vuole inserire i braccialetti per controllare i propri dipendenti. Calenda, in Italia, mai. Capitolo elezioni politiche, Di Maio a Londra, no alle maggioranze, accordi su temi o il ritorno al voto. Vaccini, scontro Lorenzin-Raggi, il sindaco di Roma vuole che i bambini continuino ad andare a scuola nonostante non siano vaccinati. Polonia, legge approvata dal Parlamento per deresponsabilizzarsi dall'Olocausto. Benvenuti sulla prima rassegna stampa di Parliamo Di. Partiamo subito con la prima notizia. Volkswagen viene coinvolta nell'ennesimo scandalo. Infatti posizionava delle scimmie in teche di vetro, tranquillizzandole facendole visionare dei cartoni animati, e intanto emettevano gas di scarico all'interno di queste teche di vetro per ben 4 ore. Non capisco la logica di questo test, sinceramente. Si sa che i gas di scarico sono nocivi, è come andare al fast food ogni giorno e vedere cosa ci succederà. Non ha proprio senso come esperimento. Oltre a Volkswagen sono coinvolte anche BMW e Daimler. Queste ultime due però dicono di non aver mai condotto test del genere e anzi stanno conducendo delle indagini, mentre Volkswagen si è scusata. Passiamo alla seconda notizia, Amazon vuole mettere dei braccialetti ai propri dipendenti per controllare la loro produttività. Questa è stata la scusa usata da Amazon per giustificare questa storia. I braccialetti vibrerebbero ogni volta che un dipendente fa un errore. Calenda però ha già rimandato la proposta al mittente, almeno per quanto riguarda l'Italia. Amazon fa già lavorare in maniera estrema i propri dipendenti. Lo testimoniano certi articoli, certe dichiarazioni, e l'introduzione di questi strumenti peggiorerebbe ulteriormente la qualità del lavoro, almeno per quanto riguarda l'ambiente Amazon. Dal punto di vista delle elezioni politiche, invece, Di Maio ha fatto una dichiarazione a Londra. Infatti, il candidato premier del Movimento 5 Stelle ha dichiarato che se ci saranno delle linee comuni, sarà possibile continuare la legislatura, altrimenti bisognerà ritornare al voto. L'iter Raggi e Lorenzin sui vaccini. La Raggi ha dichiarato la volontà di mantenere i bambini non vaccinati a scuola. È arrivata subito la risposta ferma del ministro della salute Beatrice Lorenzin, dichiarando non si gioca sulla pelle dei bambini. Per l'attuale ministro della salute, l'interpretazione della Raggi va contro la legislazione vigente. I vaccini vanno fatti e se la gente inizia a pensare ad assurde teorie, è giusto che sia stato introdotto l'obbligo di vaccinazione. Chiudiamo con la notizia della legge per quanto riguarda l'Olocausto in Polonia. È stata approvata una legge in Polonia la quale stabilisce che chi accusa la Polonia di aver partecipato all'Olocausto può essere condannato fino a 3 anni di reclusione. Mi è piaciuto molto il commento del vicepresidente della Commissione UE, Frans Timmermans. Ogni paese sotto occupazione nazista ha avuto molti eroi, ma anche collaboratori con i nazisti occupanti. Questa è la realtà che tutti dobbiamo affrontare. Ogni Stato deve riconoscere le proprie responsabilità per certi atti compiuti in passato. Per questa rassegna è tutto, ci vediamo nel prossimo weekend.